Ovviamente quest'anno la fiera prevede, innanzitutto si svolgerà dove si è svolta l'anno scorso, e cioè all'interno delle due tensostrutture che complessivamente offrono 6.000 metri quadrati di spazio per 100 e rotti espositori. Le novità di quest'anno sono che, oltre a svolgere come sempre all'interno di queste tensostrutture una mostra dedicata maggiormente all'arredamento e agli arredamenti completi, la mia si svolge anche in punti satelliti, cioè punti all'esterno in contemporanea di questo svolgimento, cioè dalla settimana del 17 al 25. Noi avremo altri eventi. Uno si inaugurerà domani all'Arengario con una mostra delle porcellane ungheresi, un altro a Lodi, per cui un altro a Lissone al Palazzo 100 Firme, per cui questi avvenimenti che sono legati a MIA, perché coinvolgono sempre e comunque artigiani lombardi per quanto riguarda Lissone e il centro del mobile, Monza invece artigiani ungheresi, e a Lodi artigiani ungheresi che scambiano le loro esperienze con i ceramisti di Lodi. Poi abbiamo altri punti satelliti che però molto difficilmente sono raggiungibili dal pubblico che visiterà la mia, e cioè abbiamo una mostra invece di artigiani lombardi che si svolge a Bucarest, e una mostra che è una mostra e esposizione a Città del Capo in Sudafrica, per cui questi in contemporanea all'avvenimento 66esima MIA. All'interno invece della MIA presentiamo tre nazioni nuove. Si tratta dell'Ungheria, come dicevo prima, del Paraguay con una presentazione di un artigianato locale, per cui che svaria nelle più in tante attività dell'artigianato locale paraguayano. Avremo sempre ospiti l'Università di Kyoto, la Seika University, che i loro studenti hanno progettato quest'anno su indicazione data da MIA Ente Mostre, hanno progettato e disegnato degli oggetti. Questi oggetti sono stati selezionati, alcuni di questi sono stati realizzati da Mesa, che è una famosissima azienda brianzola che produce questi complementi d'arredo in argento. Ecco, queste sono alcune delle novità. Abbiamo destinato dello spazio per l'ecosostenibilità, abbiamo destinato dello spazio sempre APA Confartigianato destina uno spazio per il condominio sostenibile, come si può intervenire per mantenere in efficienza un condominio. Noi siamo da sempre legati un po', è un nostro chiodo fisso quello della ecocompatibilità, ecosostenibilità, cosa che noi mettiamo sempre in primo piano. Troveremo uno spazio dedicato alla presentazione del progetto del Monza Brianza Center, tre pagode, all'interno di queste illustreremo il percorso che ha fatto in quest'ultimo periodo questo progetto del Monza Brianza Center. Abbiamo uno spazio sotto il cielo di Lissone, sempre all'interno delle tensostrutture, dove un gruppo consistente di artigiani di Lissone, coordinati dalle imprese Lissone, presentano i loro prodotti. Posto. Ok. Alla presentazione della 66esima edizione della Fiera dell'Arredamento MIA abbiamo con noi Cesare Boneschi, assessore alla Fiera di Monza e Brianza, che ha illustrato il progetto del nuovo centro polifunzionale. A quanto è stimata la somma per realizzare questo progetto? Ma la prima fase è prevista circa 8 milioni e 500 mila euro. Siamo riusciti, senza
un po' di sofferenza, devo dire, a portare a termine l'operazione con il coinvolgimento di Camera di Commercio, di Union Camere della provincia di Monza e Brianza e dulcis in fundo anche di Regione Lombardia. Il Comune di Monza fa la sua parte mettendo a disposizione in conto capitale il terreno di 20.000 metri quadrati su cui la fiera verrà realizzata, e direi che a questo punto gli attori ci sono proprio tutti e bisogna partire veramente in quarta per poter portare a termine l'operazione nei tempi in cui la Brianza merita e nei tempi in cui noi vogliamo che la Brianza possa realizzarla. Abbiamo con noi Ramon Mireles, che è il consigliere dell'ambasciata della Repubblica del Paraguay. Voi siete all'interno della fiera per rappresentare l'artigianato tra tradizione e innovazione. Come vi sentite essere presenti sul territorio della Brianza? Io intanto sono veramente orgoglioso e ringrazio all'associazione, alla Confartigianato, di averci invitato a partecipare a questo evento che per noi è estremamente importante, perché il Paraguay ce l'ha anche ed è un'artigiania molto molto florida, bella, ma sconosciuta ancora nel mondo. La gente, specialmente dall'Europa, conosce molto dell'artigianato, diciamolo, quello più noti come Brasile o Perù, Bolivia, ma del Paraguay se ne parla poco. E quindi io ne sono ben felice di essere qua, l'unica nazione addirittura che, del Latino America, che partecipa a questa mostra.